Allora, dedichiamo qualche istante alla postura, ci aggiustiamo un po' sulla sedia, in modo da trovare una posizione che ci possa sorreggere con agio per tutta la durata della pratica. Meglio che possiamo, teniamo la colonna eretta, le spalle morbide. Possiamo appoggiare le mani sulle cosce, oppure il palmo della mano destra contiene il dorso della mano sinistra e i pollici si toccano. E quando siamo pronti possiamo chiudere delicatamente gli occhi, oppure mantenerli aperti come meglio desideriamo. E in questo caso puntiamo lo sguardo sul pavimento a 2 metri di distanza da noi. Facciamo qualche bel respiro profondo e nutriente. Portiamo l'attenzione alla parte alta del nostro corpo, la testa, il collo, le spalle. E quando espiriamo, lasciamo andare. Lasciamo andare le tensioni, le contratture, cattivi pensieri, emozioni difficili. Quando espiriamo, lasciamo andare. Poi portiamo l'attenzione al busto, alle braccia, alle mani, fino ad arrivare al bacino. E quando espiriamo, lasciamo andare. Portiamo l'attenzione al bacino, alle gambe, fino ad arrivare ai piedi. E quando espiriamo, lasciamo andare. Poi portiamo l'attenzione a tutto il corpo e quando espiriamo lasciamo andare. Diventiamo consapevoli che stiamo respirando. E sentiamo il corpo che si espande e che si contrae per effetto della respirazione. Come fosse l'onda del mare.
E lasciamo che la respirazione sia così com'è, senza modificarla. Semplicemente respiriamo e sappiamo che stiamo respirando. Lasciamo sullo sfondo la respirazione e portiamo l'attenzione alle sensazioni del corpo, alle sensazioni del corpo nella sua interezza, dalla testa ai piedi. Lasciamo che l'attenzione sia fluttuante e quando in un punto del corpo sentiamo una sensazione, portiamo lì l'attenzione come fosse una lente di ingrandimento e andiamo a sentire la sensazione meglio che possiamo, così com'è, senza modificarla. Seguiamo tutta l'evoluzione della sensazione e poi la lasciamo andare. Continuiamo a meditare con questa modalità sulle sensazioni del corpo. Adesso entriamo in uno spazio di presenza aperto, con un'attenzione fluttuante, e quando un oggetto mentale attraversa questo spazio di presenza aperto, semplicemente lo osserviamo, senza avversione, senza attaccamento,
poi lo lasciamo andare. Se hai una sensazione, un suono, un rumore, un'emozione o un pensiero. Approfondiamo la pratica meditativa per qualche minuto in questo spazio di presenza aperto. E durante tutta la durata della pratica, ogni volta che ci accorgiamo che la mente va altrove, quando ce ne accorgiamo, lasciamo andare il pensiero, l'immagine, la fantasia e riportiamo l'attenzione, in questo caso, a questo spazio di presenza aperto. Adesso immaginiamo che dietro di noi, alle nostre spalle, ci siano i nostri antenati, la
partire dai genitori, dai nonni, dai bisnonni, eccetera, eccetera, indipendentemente che siano vivi o trapassati. Immaginiamole le nostre spalle e sentiamo l'energia che ci arriva dai nostri antenati. Poi ci giriamo verso di loro e li ringraziamo per averci donato la vita scegliendo le parole che ci sembrano più appropriate. E infine gli chiediamo di guardarci con benevolenza. Poi li ringraziamo, li salutiamo. E li lasciamo tornare da dove sono arrivati. Mentre noi ci apprestiamo ad andare un po' più in profondità, ad andare ad incontrarci con la nostra saggezza profonda, nostra saggezza organismica. Che la immaginiamo come un vecchio saggio. Immaginiamo proprio di prendere un ascensore che lentamente dal decimo piano ci porta al primo piano per incontrare la nostra saggezza profonda. Immaginiamo proprio di essere nell'ascensore e di scendere lentamente. Adesso immaginiamo di essere proprio in presenza della nostra mente profonda, come se stessimo meditando di fronte. Intanto ringraziamo e salutiamo la nostra mente profonda e gli chiediamo di fare il permesso di fare un lavoro per incrementare le nostre capacità di attraversare in modo adulto, costruttivo e in contatto con me stessi, proprio la dimensione della separazione, del lutto. E per prima cosa chiediamo il permesso al nostro saggio, che gli chiediamo di darci un segnale non verbale per accordarci il permesso. Con la testa per dire sì oppure per dire no, sempre con la testa.
Se la mente profonda non ci accorda il permesso, continuiamo a praticare in sua presenza e gli chiediamo di darci degli insegnamenti. Per chi invece la mente profonda ha accordato il permesso, chiediamo alla mente profonda di fare uno studio su tutta la nostra linea del tempo, da quando siamo stati concepiti a questo momento, per andare a cogliere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per diventare più resilienti nei processi di separazione, ovvero per compiere delle separazioni adulte, costruttive, in contatto col dolore, con noi stessi, eccetera. Quindi, quali sono gli ingredienti? Per esempio la compassione per sé, l'amorevolezza, la fiducia, il coraggio, la forza, l'accettazione di quello che sta accadendo. Questi ed altri ingredienti che la mente profonda conosce e che forse noi non conosciamo. E quindi come prima cosa gli chiediamo di fare questo studio e di, come dire, trasformare tutte le cose che ci mancano in una sfera di energia. Che alla fine di questo studio ciascuno di noi che ha avuto il permesso di fare questo lavoro si troverà fra le mani. Una sfera di energia luminosa con all'interno gli ingredienti che ci consentono di sviluppare quelle qualità che ci consentono di separarsi e di attraversare il lutto in modo più adulto e costruttivo. E quando ciascuno di noi ha visualizzato la propria sfera di energia, chiediamo alla mente profonda di portarci indietro nel tempo con questa sfera di energia, accompagnati da due angeli custodi, che ci portano indietro nel tempo fino al momento in cui siamo stati concepiti. E a quel punto diamo a quell'embrione di noi stessi questa sfera di energia con tutte le qualità che via via ci servono per crescere e diventare più resilienti. Da questo punto di vista, ovvero nei processi di separazione. E quindi torniamo indietro nel tempo da adulti, con tutte le qualità, le capacità, le conoscenze che abbiamo adesso, accompagnati dagli angeli custodi. E quando abbiamo dato al noi stesso embrione questa sfera di energia, poi lo seguiamo in tutta la sua crescita e la sua evoluzione, facendo in modo che utilizzi quelle qualità in tutte le circostanze della sua vita, quindi da embrione al momento in cui nasce,
cresce, via via diventa da neonato, diventa un ragazzo, tutte le fasi della crescita. E noi lo seguiamo, lo conosciamo, conosciamo la nostra storia e lo aiutiamo soprattutto nei momenti in cui ci sono delle separazioni. Lo aiutiamo, lo consoliamo, lo incoraggiamo e li facciamo utilizzare con l'aiuto degli angeli tutte quelle buone qualità che gli sono state donate. E facciamo, come dire, un passaggio su tutta la linea del tempo, trasformando tutto quello che può essere trasformato. E dando sempre maggiore attenzione ai processi di separazione. E poi, sempre insieme agli angeli, ripercorriamo più e più volte tutta la linea del tempo. Da quando siamo stati concepiti all'età anagrafica che abbiamo adesso, in modo tale da disseminare tutte queste buone qualità lungo tutta la linea del tempo, lungo tutta la nostra storia. Quando tutto questo processo sarà completato, avremo di fronte a noi un noi stesso della nostra stessa età anagrafica, sesso e storia, con queste qualità sviluppate al massimo grado. Immaginiamo proprio di essere davanti a questa persona che ci rappresenta con tutte queste buone qualità e facciamo proprio un processo di integrazione via via che si avvicina a noi, sentiamo anche noi dentro a noi stessi tutte quelle buone qualità di amorevolezza, di compassione per sé, di fiducia, di forza, di accettazione, di coraggio, di umiltà. E poi immaginiamo proprio che questo personaggio si fonda dentro di noi in modo tale che noi possiamo utilizzare tutte queste buone qualità e tutte le risorse da questo momento in poi. In modo stabile nel futuro. Cerchiamo di espandere, di sentire meglio che possiamo tutte queste buone qualità dentro di noi.
quando le sentiamo al massimo grado, andiamo a recuperare un'esperienza di separazione che non si è ancora completata, che è ancora aperta. Scegliamola tra le tante o le poche. E poi andiamola a rivivere con queste buone qualità e sentiamo quali nuovi comportamenti possiamo mettere in atto per fare in modo che questa separazione avvenga nel migliore dei modi, nel rispetto dell'altra persona, nel rispetto di noi stessi, nel modo più costruttivo e adulto possibile. E facciamo tesoro di tutti questi nuovi comportamenti o diverse modalità che in questo momento ci indicano una strada diversa da quella abituale, una strada nuova. Adesso lasciamo andare questa esperienza di separazione e ritorniamo a centrarci più su noi stessi e sentiamo anche come stiamo in questo momento. E scegliamo di stare per qualche istante in quello che c'è, in questo momento, così com'è. E poi ringraziamo gli angeli che ci hanno aiutato
Ringraziamo la nostra mente profonda, la nostra saggezza organismica. E poi la salutiamo e magari ci rincontreremo in qualche successiva occasione. Salutiamo e riprendiamo il nostro ascensore che lentamente, gradualmente ci riporta nella nostra sala di meditazione. Al primo, al decimo piano, lentamente. Riportiamo l'attenzione alla respirazione e lasciamo riposare qui la nostra consapevolezza ancora per qualche istante, quando il suono del cinghialino segnerà la conclusione di questa pratica.
quindi dedichiamo infine i buoni frutti di questa pratica alle persone che conosciamo, che hanno bisogno di ricevere una buona energia. A Claudio Naranco, che quest'anno è il terzo anno da quando è trapassato. Oggi è anche il giorno di San Francesco, che è il patrono d'Italia.